E così l'E3 è stato definitivamente cancellato. La Entertainment Software Association ha deciso infatti di staccare la spina alla più grande fiera videoludica. Ma scendiamo più nel dettaglio di motivazioni e conseguenze. Seguiteci. Oggi, 12 dicembre 2023, è un giorno storico. L'ESA, ovvero l'associazione dietro l'Electronic Entertainment Expo, ha infatti annunciato la cancellazione definitiva dell'E3. Così la più grande fiera videoludica, nonché palcoscenico degli annunci più importanti del settore per decenni, è ufficialmente morta e quindi non tornerà il prossimo anno. Al momento poi l'annuncio lascia intendere che la fiera non si farà nemmeno in futuro, o almeno non nella forma che conosciamo. L'annuncio in questione è arrivato tramite un comunicato dell'ESA stessa inviato al Washington Post e pubblicato quando in Italia era già pomeriggio inoltrato. E nel testo l'organizzazione afferma che questa sofferta decisione è da attribuire a nuovi concorrenti e al ritiro di partner chiave. L'E3 2023 è stato cancellato, si legge nel comunicato, in quanto non ha riscontrato l'interesse necessario da partner e pubblico, mentre le edizioni 2020 e 2022 sono state cancellate a causa del Covid-19. Quella del 2021 invece si è svolta solo in digitale, riscuotendo però uno scarso successo. Nel frattempo il posto della fiera, come sappiamo, era già stato di fatto preso dal Summer Game Fest di Jeff Keighley, già organizzatore dei TGA. Un trend che a questo punto verrà anche rafforzato negli anni a venire, con buona pace dei detrattori del noto giornalista. Nel frattempo sul sito ufficiale dell'E3 è apparso anche il seguente messaggio. Dopo oltre due decenni di E3, uno più grande dell'altro, è arrivato il momento di dire addio. Grazie a tutti per i bei ricordi. E l'annuncio purtroppo era nell'aria considerando le vicende degli ultimi anni, ma dispiace comunque per un evento che nel corso della sua storia ci ha regalato dei momenti indimenticabili. E a tal proposito qua di fianco trovate anche un paio di video che li ricordano. Noi invece ci risentiamo alla prossima notizia, sempre qui su multiplayer.it.